Il presidente ucraino Zelensky nel suo discorso serale ha confermato di voler ottenere corridoi di transito per il grano. Stiamo facendo tutto il possibile per garantire che l'Ucraina rimanga un garante della sicurezza alimentare e che la nostra gente abbia accesso ai mercati globali. Dopo il blocco russo dei porti del Mar Nero, Kiev lavora su rotte alternative per il trasporto del grano. Intanto Zelensky decide il licenziamento dei funzionari regionali incaricati del reclutamento con l'accusa di corruzione. L'Unione Europea consegna all'Ucraina una prima tranche di 224.000 proiettili. L'obiettivo è di fornirne 1 milione entro i prossimi 12 mesi. Mosca annuncia di aver abbattuto un drone ucraino sulla capitale. La risposta minacciosa da Kiev: i moscoviti si aspettino un aumento dei nostri raid sulla città. Mentre a Kupiansk, diventato l'epicentro delle ostilità tra russi ed ucraini, ci sono ancora 12.000 civili da evacuare. Alloggi per gli sfollati sono stati predisposti a Kharkiv e in altre regioni ucraine più lontane dalla linea del fronte. Sotto attacco nella notte, senza tregua, l'oblast di Sumy, 9 gli attacchi dei russi nelle ultime ore con droni e colpi di mortaio, in tutto 50 le esplosioni. L'Ucraina ha iniziato a tenere consultazioni con il Regno Unito per definire le future garanzie di sicurezza a lungo termine per il paese. Funzionari militari regionali, dopo la scoperta di casi di corruzione tra addetti all'arruolamento e soggetti coscritti non intenzionati ad arruolarsi. C'è poi Mikhailo Podolyak, consigliere di Zelensky, che dice: con i russi non è possibile avere un dialogo civile, almeno sino a che non smetteranno di colpire parchi e giardini pubblici, come è accaduto ancora oggi a Divano Franziska, dove è morto un bambino. Obiettivi legittimi, secondo Mosca, che giustifica ad esempio il bombardamento dell'hotel Reichert di Zaporizhzhia in quanto base di mercenari stranieri. Qui un civile è morto e altri 16 sono quelli feriti, una giustificazione improbabile, quella russa, essendo l'albergo colpito abitualmente frequentato da funzionari dell'ONU. Nelle ore più recenti di un'altra giornata di guerra dei droni, questo è quello che ha colpito oggi nella capitale russa, eludendo l'antiaerea schierata a difesa di Mosca. Stando sempre alle parole di Podolyak, la Russia si deve attendere altri attacchi portati dagli aerei senza pilota già nelle prossime ore. E poi ci sono i blitz russi, 4 per l'esattezza, quelli che hanno fatto danno nell'occidente ucraino. Missili ipersonici Kinzhal, 2 in direzione dello scalo aereo ucraino di Kolomia, 1 in un'area residenziale, l'ultimo all'ambito il centro della capitale. Scendendo verso sud è stata riattivata la fornitura di corrente elettrica all'unità 4 della centrale atomica di Zaporizhzhia dopo l'interruzione di 24 ore fa dovuta ai danni provocati dagli attacchi russi delle ultime ore. Mosca esalta la riconquista di territorio nell'oblast di Kharkiv, in particolare nell'area di Kupiansk, snodo ferroviario strategico per chiunque, da cui sono stati evacuati non meno di 10.000 civili nelle ultime ore. Sotto attacco anche Kherson, anche qui c'è un civile ucciso. Situazione nervosa dunque, anche oggi nervosa a tal punto da spingere il presidente bielorusso Lukashenko a cercare un contatto con i polacchi, che da giorni si muovono sul confine tra i due paesi con non meno di 10.000 soldati di Varsavia e quindi della NATO schierati lungo la linea di frontiera, un'area dove sino a pochi giorni fa erano presenti mercenari Wagner. Innervositi dal mancato pagamento degli stipendi, si starebbero muovendo per entrare in territorio russo, forse per regolare i conti col Cremlino. È ancora notte quando una ventina di droni ucraini tenta di centrare alcuni obiettivi nell'area di Novo-Ozerne, in Crimea, ma viene intercettata e abbattuta dalla contraerea russa e, in minima parte, ricorrendo alla guerra elettronica. A comunicarlo da Mosca è il Ministero della Difesa, che annuncia di aver nuovamente bloccato il traffico sul ponte di Kerch tra la penisola e la terraferma dopo l'avvistamento di colonne di fumo. Poco fa le autorità locali hanno annunciato di aver abbattuto 2 missili ucraini nei pressi dell'infrastruttura stradale e ferroviaria che, a loro dire, non sarebbe stata danneggiata. Era andato a segno invece un attacco allo stesso ponte con droni marini sferrato nella notte tra il 16 e il 17 luglio scorso, forse dagli ucraini, che avevano subito smentito, in cui era stata uccisa una coppia e ferita la figlia. L'Ucraina si risveglia immancabilmente col suono delle sirene della contraerea. In mattinata i media locali riferiscono di un missile balistico russo che attacca Kryvyi Rih, città natale del suo presidente, nella regione di Dnipropetrovsk, fortunatamente senza vittime. Sempre stamani, una 73enne è morta nell'attacco russo contro un edificio residenziale nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina orientale.
L'avanzata dell'esercito di Kiev nel sud del paese costringe le forze di occupazione russe a sguarnire le difese nella regione di Kherson sul fiume Dnipro, scrive il Ministero della Difesa britannico nel suo bollettino quotidiano pubblicato dal Guardian. Sarà una stagione politica molto difficile, vinceremo ancora su tutti i fronti, ma in autunno serviranno negoziati con la Russia nel quadro del diritto internazionale e penale, afferma oggi il ministro degli esteri ucraino Kuleba. Sarà indispensabile la presenza quantitativa e qualitativa di tutto il mondo e non solo dei nostri amici tradizionali dell'Europa e del Nord America. Intanto il ministro della difesa russa Sergei Shoigu ispeziona le remote guarnigioni della flotta nel nord dell'Artico, sorvolando anche il poligono centrale russo dell'arcipelago di Novaya Zemlya, tristemente famoso come l'area in cui tra il 1955 e il 1990 l'Unione Sovietica effettuò 132 test nucleari, compreso quello della bomba dello Zar, il più grande ordigno atomico mai fatto esplodere, quasi 4.000 volte più potente della bomba sganciata su Hiroshima. Nel frattempo, dopo aver licenziato ieri tutti i funzionari militari regionali per la scoperta di casi di corruzione tra gli addetti all'arruolamento e i soggetti coscritti non intenzionati ad arruolarsi, Zelensky cerca di riorganizzare la catena di comando militare.